Senta, ha parlato di regioni, mi è venuto in mente che sulle autonomie lei ha fatto di tutto, ha girato tutta Italia, sì, ha messo d'accordo nord, sud, ha portato proposta in Consiglio dei Ministri, Mattarella addirittura a fine anno dice l'autonomia è fondamentale per l'unità d'Italia. E Consiglio dei Ministri che hanno fatto questa informativa che lei ha portato? Perché non mi pare che sia passata. Il provvedimento del Consiglio dei Ministri per essere trasmesso in Parlamento e tocca alla maggioranza ora dire l'ultima parola. Io ho completato il mio lavoro. Il PD ha completato la propria istruttoria, abbiamo pacificato il paese. Quando ci siamo seduti erano tutti contro tutti, nord contro sud, destra contro sinistra. E ora dentro la maggioranza non si è d'accordo però. I governatori sono tutti d'accordo, dentro la maggioranza meno, se ho capito bene. Non sono d'accordo, nel senso che noi siamo d'accordo, il PD è d'accordo, la proposta è lì, è in Consiglio dei Ministri. Ovviamente io mi sono fermato, nel senso che il provvedimento è pronto, quando ci sarà questo confronto nella maggioranza si deciderà. Ma chi è che si mette di traverso, secondo lei? Beh, hanno chiesto una riflessione ulteriore Italia Viva e il Movimento 5 Stelle, noi stiamo rispettando questa riflessione. E penso che dopo il confronto... è stato molto diplomatico, pensando a mortacci loro dentro di sé, ma è stato molto diplomatico, quindi va bene, no, accetto. Dico solo una cosa... siccome questo confronto avverrà presto, dovrà farlo il presidente Conte, ovviamente lo farà nell'interesse degli italiani, come sempre, lo dico a tutti con grande franchezza, il PD 13 e 14 fa questo seminario a Rieti, sì, siamo tutti lì, noi siamo pronti ad andare avanti anche in Parlamento, ovviamente siccome la maggioranza ci tocca proteggerla e ci tocca proteggerla da, quindi se il governo si muove benissimo, se no ve ne occupate voi. Il PD va avanti comunque. Grazie, grazie. Boccia, buon anno. A voi, agli italiani. A domani.